Il giocatore dell'Inter Jan Aurel Lager Bissek ha condiviso le sue impressioni dopo l'emozionante sfida contro il Benfica, terminata con un elettrizzante pareggio per 3-3, analizzando gli aspetti cruciali della prestazione della squadra in entrambi i tempi. Nell'esprimere le sue considerazioni, Bissek ha sottolineato la natura della sfida affrontata dalla squadra, descrivendo l'inizio della partita come un periodo di difficoltà mentale, in contrapposizione alla prestazione fisica. Ha riconosciuto che la squadra ha avuto problemi all'inizio, non riuscendo a trovare il ritmo desiderato. Il giocatore ha espresso incertezza sulle ragioni di questo inizio titubante, sottolineando che i tanti cambi in squadra potrebbero non essere stati il fattore determinante. Tuttavia, il secondo tempo ha visto una notevole trasformazione. Bissek ha evidenziato la capacità della squadra di correggere gli errori commessi, riallineando i propri meccanismi di gioco e mostrando un recupero impressionante. Ha riconosciuto che, durante i primi 45 minuti, alcuni giocatori potrebbero non aver raggiunto la prestazione migliore, ma ha sottolineato l'impegno collettivo a non accettare la sconfitta. L'intervallo è stato caratterizzato da un clima di determinazione, in cui tutti i giocatori si sono sentiti a disagio con la possibilità di essere sconfitti. Il giocatore dell'Inter ha elogiato il secondo tempo definendolo una prestazione di alto livello, evidenziando la resilienza e la determinazione della squadra nel ribaltare la situazione sfavorevole. Ha sottolineato l'importanza della combattività e dell'impegno dimostrato sul campo, sottolineando che la squadra ha dimostrato una volontà unanime di cercare la vittoria fino all'ultimo momento. L'affermazione di Bissek sulla trasformazione mentale e sull'atteggiamento di superamento durante la partita offre sicuramente uno sguardo prezioso sulla prospettiva della squadra. Come interpreta le parole di Bissek sulla partita contro il Benfica? Pensi che la sua valutazione della prestazione della squadra rispecchi quanto osservato durante la partita? Lascia la tua opinione nei commenti!